Ciao amici, in autunno c'è un cibo che adoro, infatti non vedo l'ora che arrivi questa stagione per mangiarlo. Sono i dolcetti di Halloween? Non sono molto sani. Il cibo di cui parlo è la zucca. Io la trovo deliziosa, anche perché ha tantissimi benefici. In descrizione trovate il link al mio sito dove scaricare gratis un PDF con tutti i benefici della zucca e le mie ricette bonus per dimagrire in autunno. La zucca non fa solo dimagrire, ma protegge anche dai malanni di stagione. Pronti a conoscere tutte le sue proprietà e benefici? Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Dimagrire. La zucca contiene omega 3, vitamine, minerali a circa 20 calorie per 100 grammi. Per questo è un ottimo bruciagrassi. È ricca di beta carotene con effetti antiossidanti e detox. Le fibre e il triptofano aumentano il senso di sazietà. Contiene carboidrati a lento rilascio e anche proteine, così è proprio un cibo completo. 2. Malanni stagionali. La polpa della zucca è ricchissima di vitamina C, perfetta per proteggerci da raffreddore, influenza, febbre, mal di gola. E poi zinco, magnesio, manganese, selenio, ferro, calcio, vitamina A, vitamine del gruppo B, vitamina E, vitamina K che sostengono il sistema immunitario e le difese. Ma se la cuoci non perde tutte queste vitamine? C'è un trucco. La zucca è un cibo che si può mangiare anche crudo. Ho fatto una ricetta golosa che trovate in questo video. 3. Prevenzione malattie. Per mantenerci in salute, la zucca ci viene in aiuto non solo con la polpa, ma anche con i semi. Secondo diversi studi americani, la zucca aiuta a ridurre obesità, problemi cardiaci e circolatori, protegge le ossa dall'osteoporosi, riduce la pressione sanguigna e aiuta i disturbi della prostata. Ho parlato dei benefici dei semi della zucca in questo video. Zucca go go allora! Senza sensi di colpa! Ovviamente, se volete dimagrire con la zucca, fate sempre attenzione ai condimenti che usate e agli abbinamenti del cibo. Se la zucca fa da contorno a carni grasse e formaggi, c'è poco da fare. Per vedere tanti altri video sui benefici dei cibi che abbiamo in casa tutti i giorni, iscrivetevi al canale con un click così e attivate tutte le notifiche per essere avvisati delle nuove uscite. Ora condividete questo video, l'autunno e l'inverno sono i momenti ideali per mangiare la zucca. Se possibile scegliamo zucche italiane, magari bio e a chilometri zero, così aiutiamo la nostra economia. Mangia sano e vivi meglio!